ISPI intanto sta per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e quest'anno festeggiamo l'80° anniversario della sua fondazione, quindi è uno fra gli istituti più vecchi e più prestigiosi in Italia. L'ISPI ha sede a Milano ed è uno dei principali istituti di relazioni internazionali. Sicuramente sono delle esperienze importanti per la preparazione al concorso diplomatico, da prova vivente, come venivo definita, di un'esperienza che ha visto anche un passaggio per un model e quello dell'ISPI. Suggerisco a tutti i giovani di intraprendere queste esperienze per poi probabilmente rivederci in futuro al Ministero Affari Esteri. Molto carina quella di fare qui a New York un'edizione speciale del Globe, che è questo evento molto importante che ISPI fa ogni anno sull'orientamento alle carriere internazionali. Abbiamo discusso col direttore Magri e con i suoi collaboratori e ci è sembrata una bella opportunità da offrire ai ragazzi dell'associazione diplomatici che sono qui per il CW1 e che quindi proprio verso le carriere internazionali manifestano questo grande interesse. Essere una strada molto interessante, che non è solo quella della carriera diplomatica in senso proprio, cioè che è sicuramente molto affascinante, quella nelle organizzazioni internazionali come l'ONU in primis, ma anche quella delle carriere internazionali intese in senso più ampio, cioè svolgere un lavoro all'estero, tema che, diciamo, ahimè, in qualche misura diventa assolutamente dominante ormai nella problematica del lavoro in Italia. E quindi offrire ai ragazzi una visione molto profonda e completa come quella che l'ISPI può dare su questi temi credo sia un ottimo servizio per il futuro. Carriera in organismi internazionali o con il Ministero degli Esteri, in diplomazia, è ancora una carriera che suscita molto interesse, grande partecipazione, un'ottima iniziativa veramente. C'è qualcuno che ne sa più di te e ti spiega, ti viene richiesto di cimentarti e secondo me può essere anche molto, può rivelare molto del carattere di questi ragazzi e di qual è la loro predisposizione. Girl,